Oggi voglio presentarvi questo endoscopio, un endoscopio di tipo hobbistico, a livello hobbistico, totalmente realizzato in materiale plastico che francamente non restituisce grandissima sensazione di qualità, ma robustezza sì. Nella parte laterale abbiamo una rotellina per aumentare o diminuire la potenza dell'illuminazione a LED, delle sonde, presente nelle sonde. Abbiamo il tastino di accensione e spegnimento, la parte inferiore presa USB di tipo C per la ricarica e nella parte laterale l'alloggiamento della scheda microSD per poter registrare le nostre ispezioni mediante la sonda, la nostra telecamera. La nostra sonda prevede una telecamera nella parte in testa con tanto di illuminazione a LED e una telecamera laterale anch'essa con tanto di illuminazione a LED. La sonda in totale ha una lunghezza di circa 5 metri, quindi possiamo arrivare davvero a una buona distanza. È ricoperta in materiale gommoso, ma al suo interno è, come potete vedere, semirigida e mantiene la forma che vogliamo dargli. Questo ci permette di inserirla in qualche tubazione, anche con delle curve, e poi riuscire a farla seguire. Passiamo alla sonda vera e propria. Le due telecamere sono date con una qualità da 1080p, ma francamente non si percepisce una qualità così elevata, molto inferiore, ma comunque sufficiente per un uso hobbistico. Ora vi faccio vedere il nostro endoscopio acceso. Ok, avete visto dentro pochi secondi siamo diventati subito operativi. Il display in questo momento è suddiviso in due metà e ci mostra entrambe le telecamere, però premendo il tasto OK possiamo passare alla telecamera di testa. Lo potete vedere. Premendo ancora il tasto OK passiamo alla telecamera laterale. La qualità è più o meno la medesima. Qui. Passiamo a entrambe le telecamere, quindi l'illuminazione, anzi, entrambe le telecamere vengono illuminate. Con la rotellina laterale possiamo diminuire l'illuminazione. Qui sulla nostra console di comandi abbiamo il tasto per poter effettuare le registrazioni di quello che stiamo andando a ispezionare. Abbiamo un tasto menu che ci si fa accedere ad un menu con qualche personalizzazione. Purtroppo il linguaggio ce ne sono alcuni, ma non è presente l'italiano. Quindi dovremmo fermarci ad esempio in inglese, ma è quello più semplice. Abbiamo l'illuminazione del display, la rotazione delle immagini, il formato di registrazione, il reset, eccetera, poco altro. Andiamo a spegnere. Come dicevo, la qualità delle immagini non è eccezionale, ma per quanto riguarda l'uso che ne possiamo voler fare in un'abitazione privata, credo che vada più che bene. Dimenticavo di dirvi che nella confezione ci sono anche questi due accessori. Cosa sono questi due accessori? Il primo è una magnete da poter applicare in testa alla sonda e l'altro per poter magari andare a prendere un paio di chiavi cadute in un tombino e un uncino. Dalla telecamera vediamo dove siamo posizionati e con l'uncino recuperiamo quanto perso. Credo di avervi detto più o meno tutto e spero che la recensione possa esservi utile nella vostra scelta. Ciao a tutti.